Intanto partiamo dalla partita di domenica, dopo 6 successi consecutivi, insomma, fermare la corsa non è mai una cosa semplice, ma vi siete già ripresi, siete già pronti, immagino, per il derby. Sì, dispiace soprattutto per aver perso un'ottima occasione. Purtroppo non è andata come volevamo, non siamo riusciti a sbloccare la partita, poi per un po' di sfortuna, per qualche demerito nostro, e abbiamo preso il primo gol e dopo abbiamo fatto sempre più fatica e non siamo riusciti a portare a casa la partita, però bisogna archiviarla il più in fretta possibile facendo tesoro degli errori fatti e pensare già alla partita con la Real Vicenza, che sarà sicuramente difficile. Il Vicenza qui al Mercante ha messo in mostra sicuramente uno dei giochi, un gioco tra i più belli di quelli che abbiamo visto qui. Insomma, sapete che per loro magari i punti non sono importanti come per voi, ma il derby è sempre il derby. Sì, loro, noi sappiamo che loro sono un'ottima squadra, hanno degli ottimi giocatori, c'è una squadra compatta che gioca un buon calcio. Però, come hai detto, a noi i punti servono forse più che a loro, anche se comunque loro ci tengono per, come noi, perché comunque è un derby, però noi dobbiamo giocare col coltello tra i denti, cercare di portare a casa più punti possibili. Si gioca il venerdì sera, magari qualche tifoso farà fatica ad esserci, ma un appello immagino perché siano numerosi. Sì, sì, è normale, a noi fa piacere quando ci sono più tifosi possibile, cerchiamo magari sempre di dargli il maggior numero di gioie. È normale che se ci seguono anche venerdì sera, a noi fa piacere e cercheremo di giocare anche questa partita per loro.